Benvenuti in un nuovo video. Oggi svuota la spesa e svuotiamola. Vi siete iscritti al canale? Iscrivetevi al canale per vedere questo e tanti altri video molto molto belli. Allora, siamo stati da Eurospin. L'Umbria è zona arancione, ma scura. È un arancione molto scuro, quindi abbiamo per alcuni comuni, tra cui il nostro, delle regole più restrittive. Sì. Quindi nello specifico Luca mi ha aspettato in macchina come un cagnolino. Io ho lasciato un pezzo di finestrino aperto però. Quindi io sono andata da sola, ho fatto la spesa, c'era un sacco di gente accompagnata, ma va bene. È proprio una regola comunale, non è una cosa dell'Eurospin, qui proprio si può andare a fare la spesa. Una volta sola al giorno, una persona per nucleo familiare. Quindi io sono entrata, ho fatto la spesa, invece di fare le buste alla cassa ho rimesso tutto nel carrello e abbiamo fatto le buste in macchina. Perché non so voi, ma io sono abitudinaria. Luca Luca mette le cose sul nastro, io faccio le buste, poi arriva Luca, finisce di fare le buste, io pago. Mi hanno spezzato una routine. Vabbè, comunque, un po' di spesina. Vediamo. La pasta. Ah, quindi Luca non sa cosa ho comprato. Infatti vediamo. Perché c'è proprio sorpresa per Luca. La pasta, ho preso questa volta i fusilli, che c'era il paccone da un chilo. Buoni. E le mezze maniche. Mi piacciono le mezze maniche. Poi, classicissimi ceci. Visto che alcuni di voi hanno rifatto la ricettina dei ceci al forno. Sono buoni. Sì, anzi, vorremmo ringraziare Mattia, grazie Mattia per avercela insegnata. Ho preso di nuovo i pachino, questi c'erano. Poi, guarda che ti ho preso la piada. Allora, sto facendo pedine con prosciutto cotto. Il nostro sempre apprezzato pane d'emergenza, che però è diventato il mio pane preferito. Sono buono. Guarda che ho trovato la Coca-Cola da 1,75 litri per far ancora più gonfia la pancia. Perché questa settimana c'è il gran risparmio, cioè le cose giganti, tra cui la Coca-Cola. Okay. Poi salame ungherese e prosciutto crudo. Che andrò ad aprire ora. Sì. Adesso ti faccio l'aperitivo. L'ho tradito l'altra volta con un soave che però... Suavemente, vai. È tornato Loggia delle Poste. Sì. Il nostro amico Loggia delle Poste. E poi ho preso due passate di pomodoro. Oh. Poi abbiamo... Ah, pure questa era gran risparmio. 12 pizzette margherita. 12 pizzette margherita mi pare 3 euro, cioè top proprio. Party panzerotti. Tini, pomodoro e mozzarella. Questi ho scoperto che si possono fare al microonde. Vengono buonissimi, quindi senza accendere il forno ci vogliono 2 minuti. Poi abbiamo dei broccoli a rosette. Se non l'avete visto, ieri è uscito il video dove vi facciamo vedere cosa mangiamo in una giornata, tra cui c'era una ricettina con i broccoli molto interessante. Poi abbiamo soffritto misto di verdure tritate. Vabbè, questo non può mancare mai. E anche questi erano gran risparmio. Funghi champignon. Buoni questi. Buoni, sì. Buoni. Patatine. Non ho resistito. Anche questi erano gran risparmio. Formaggio e paprika. Poi abbiamo degli splendidi panini da hamburger. Perché qualcuno l'altra sera si è sparato un mega panino con l'hamburger e quindi erano finiti. Poi abbiamo un ragù pronto di carne. Volevi di salsiccia? Pensavo fosse di salsiccia, ma va bene uguale. 2 mix di formaggi. Parmigiano dei poveri! Ma secondo me formaggio uguale. Ah, mascarpone gorgonzola, dolcetto. Con questo ci vado a fare una ricettina stasera che avete visto nel video di ieri. Andate a recuperare il video di ieri se non l'avete visto.
Poi abbiamo anche le scatolette della Mimmina che sta fuori, che noi ogni tanto gli diamo da mangiare. Tutti la i piccina. Giorni, cioè, veramente, tanto, è una tassa, tutti i giorni gli diamo da mangiare. Nonostante io sono pure allergico. Sì, è una tassa lei, ci aspetta proprio, non usciamo. Poi abbiamo un risotto al tartufo, perché l'altra volta l'abbiamo provato e ci è piaciuto. Non è male, non è tartufosissimo, ma meglio niente. Ah, questo è per la Brussi, bastoncini di surimi. Quanto mi piacciono. Poi, qualcosa che non so. Salsiccia di suino? Sì. Per il norcinino? No, una mi serve per stasera, le altre due per il tuo norcinino. Ma di stasera? No, norcinino lo mangerai domani. Domenica. Salsicce, domani. Ragazzi. Come un'altra roba che entra a poi abbiamo il tè classico. Perché l'altro giorno mi è venuta voglia di tè e non ce l'avevo, ce l'avevo solo quelli particolari. Poi abbiamo del caffè in capsule classico. Nespresso dei poveri. Poi abbiamo un altro risotto al tartufo, questo non lo diciamo. Ah, fettine scamorta affumicata. Buona, questa è buona, raga. Sì. Tocca a me? Guarda che ti ho comprato. Ah, i succhini alla pesca. Erano finiti, gli altri ho visto che c'erano. Poi ho preso, guarda, tutto per te. Belle le polpette. Tutto per te. Ragazzi, le polpette sono buonissime. E poi ho preso due di questi. Latte ad alta digeribilità, perché noi ci tagliamo la nostra salute. Uno e due. Sì. Basta! Quindi, dalla nostra spesa settimanale Eurospin, che sarà poi la nostra spesa del lockdown, perché qua ci richiudono. Yeah! Quindi noi ci facciamo una bella settimana, bella barra vita, barra 15 giorni dentro casa. Bello. Sempre bello, sì. Infatti prima, mentre facevamo le buste da spesa, la Bubi ha detto... Siamo tornati indietro. Stiamo tornando indietro, no? Perché noi durante il lockdown, quello vero, quello di marzo-aprile, quando facevamo la spesa, entravo solo io. E io aspettavo già fuori a fare le buste. Mettevo la roba nel carrello per evitare di ingolfare le casse, uscivo fuori e facevamo le buste. Oggi ho fatto la stessa cosa, quindi siamo tornati indietro invece di andare avanti. Molto bene. Va bene, quindi dalla nostra spesa per il futuro lockdown è tutto e ci vediamo al prossimo video. Ciao! Ciao.